Ok, ogni volta che finisci un livello ritorni qui. Vediamo le missioni. Abbiamo quindi il Grutorial, la Banca del Male e il Rifugio di Vector. Ma io l'ho completato quindi il laboratorio? Non ho capito. Ok, no, forse dobbiamo di volta in volta andare avanti e poi tornare indietro negli altri livelli, giusto? Va bene, Banca del Male allora. Buone nuove, Gru! Ho individuato un motore per il razzo. Negli anni 60 c'era un tizio di nome Camshaft che divenne famoso perché rubava motori di tutti i tipi. Ok. Era un meccanico coi fiocchi. E la coi sua contro coglioni! Fu un gruppo di motori a razzo che mise insieme usando dei vecchi missili. Dovrebbe funzionare alla perfezione per i nostri scopi. E speriamo che in teoria è quel pezzo qua trasparente. Quel minion. Spiegherai il resto. Eh sì, Akrasenga. Che tra l'altro, guardate quel pezzo lì dove lui si sta muovendo, che rende invisibile i minion davanti. Eh sì, non sembra difficile. No, no. Lupo Gru. Facilissimo, ho capito tutto io. Che ti sposti. Dunque, la Banca del Male. Mi avete detto tra l'altro che non è Ian Sant il doppiatore. Allora, ci sarei potuto arrivare effettivamente. Però, nel mentre che l'ho sentito, ti giuro, ero... merda. Ero convintissimo fosse lui. Ah, ah no. Ah, quindi anche dal basso. Ah beh, sì, effettivamente. Ok. Allora, calmi un attimo. Dai! Ma che palle. Vabbè, allora ho capito. Facciamo così, ecco qua. E via, proseguiamo. Posso... no, non posso usare già i minion, d'accordo. Qua dobbiamo fare in fretta. Che bel sistema di sicurezza comunque per una banca di super cattivi, eh. Ecco qui. Aspettiamo un attimo. E poi si scende di nuovo. Andiamo. Allora, il gioco è molto semplice comunque come, diciamo, come struttura. Forse avrei dovuto aspettare un attimo. È molto semplice, è praticamente un 2.5D. Allora, aspetta. No, ho toccato sotto, pensavo di non esserci arrivato. Ma va. Allora, non ho abbastanza. No, niente, dobbiamo rifarlo. Ok, aspetta. Dicevo, è un 2.5D alla fine. Non è niente di complesso il gioco. No, di nuovo, lo stesso errore. Lo stesso identico errore. Troppo presto. Però comunque è ogni sezione un mini puzzle da, da risolvere alla fine. Eccoci qua, stavolta lo spazio per passare. Oh, perfettamente dove lo metterò. Ce l'avevamo, aspetta. Ok. Ok, le pedane si congelano. Dobbiamo riuscire a passare. Ah, merda. Dicevo, dobbiamo riuscire a passare sopra. Devo farlo andare più in basso. Allora, è da tanto che giochi ai videogame. È da tanto che giochi ai videogame. Penso da prima che ti programmassero, Guru. Penso anche da prima che ti pensassero solamente. Ecco qua. Ma io com'è che facevo ad usarlo il... sai che non mi ricordo? Come facevo ad usarlo l'aiuto? Allora,
Ho appena capito una cosa. Gru ha un sistema di doppio salto strano. Non è che se tu aspetti può fare il doppio salto. Se tu aspetti e vai tipo avanti, lui non fa il doppio salto, il che lo rende problematico per, a livello mio di meccanica. Nel senso, io sono abituato a fare così nei doppi salti, e quindi dobbiamo riuscire un attimo a mentalizzarlo in questo modo. Ecco qua. E via. Perfetto. È questione un attimo di prenderci la mano qui. Non è difficile. È comunque a livello bambino. Pensavo l'avrebbe toccati. Però ci vuole un attimo anche capire la meccanica a volte. Allora, calmi tutti. Aspettiamo che si abbassa. Quando è che è diventato Flappy Birds? Dai. Faccio prima ad aspettare che si alza, sai? Ecco qui. Ma poi tutte ste... sto livello di sicurezza per... questa banca... per carità, sì. Ma... perché dovresti andare su una pedana rotante in una banca? Ah, ok, ci sono le guardie. Io ancora non ho i minions in tutto ciò, eh. Come faccio a salire sopra? Vediamo cosa fa la macchina. Ta-dan! Non male. È diventata la papa mobile. Prendiamo il quadretto. Ma dai! Non provate a farlo a casa! Ma va! Mamma mia! Quanta cattiveria! Allora, aspetta, ma io magari con la statua posso fare qualcosa? Qui posso fare niente? No? E allora si prosegue. Ok, credo che il gioco si strutturi tutto in questo modo. Ovvero, la prima sezione la fra Gru. Cioè la mini sezione dove devi fare il vandalo e poi usare i minion. Allora. No, ho sbagliato. E via. No. Sai che forse ho sbagliato io, davvero? Allora. Allora, fermi un attimo. Mettiamo un minion. Dov'è? Non lo vedo. Lo mettiamo qui. Lo congeliamo e lo buttiamo di sotto. Mi sa che avevo bisogno di più spazio, sai? O forse no. Forse non è il minion la soluzione, vero? Ok, allora. Mettiamo il minion congelato. Ho sbagliato, fermo. Dicevo, il minion congelato qui. Ovviamente si attiva il laser in quel punto e quindi facciamo il giro per lungo. Allora, forse ho capito. Minion congelato. Ecco, no, troppo presto sono sceso. Però ha senso, la mia idea ha senso. Dobbiamo solo aspettare che... Raggio congelante! Ok, dovevamo solo aspettare che superasse il raggio laser. E via. Adesso cosa dovrei fare per andare oltre? Bella domanda, scopriamolo. Dobbiamo arrivare da quella parte. Dobbiamo quindi azionare lui. Ecco qua. Quindi vediamo questo cos'è che fa. Questo apre la porta. Però ovviamente se mi levo... ah no, è rimasta aperta, aspetta. Ok. Allora aspetta. Forse è molto semplice, molto più semplice di quello di prima. Te. E via. Fatto. Semplicissima questa. Ok, dobbiamo scendere di sotto. Questo apre la porta.
Ma attiva i laser. No, li disattiva, ok, quindi molto semplicemente. Ecco, fatto. Quindi questo abbassa il ponte. Vabbè, questa parte era molto più semplice della prima, devo essere onesto. Ed eccoci arrivati. Ma dai. Ci siamo! Calma, ragazzi! Vittoria! Ah, ancora? Ma dai, ma esplodono le guardie. Ecco fatto. Ma no! Il motore, ma dai. E questo invece? E tada! Come se tu potessi fare meglio. Beh, di sicuro non metterei i sei minion messi così male. Comunque, si prosegue ancora? Pensavo fosse finita. Ok. Bonus gradito. Ai, no, è salito subito dopo che io ho saltato, dai. Vabbè, questa è una cavolata. Aspettiamo un attimo. Ecco qua. No! Ecco fatto. Certo che quando muori per una stronzata che proprio a livello di tempistica ci rimani di merda. Mamma mia. Ecco qua. Fatto. Aspettiamo che questo si alza. No, e dai! Ma ero passato! Ok, rieccoci qua. Fatto e via. A posto. Era una cavolata, ho sbagliato tutti i tempi però. Ok, di nuovo. Coso congelato. No, dobbiamo aspettare ora. Ecco qua. Aspettiamo che ne arrivi un'altra. Ecco fatto e via. Ora, sarei curioso di vedere di sotto se c'è qualcosa. Sì, c'è l'indizio. Allora, è stata una morte ovviamente voluta, nella speranza che il disco passasse, sinceramente. Però eccoci qua. Preso l'indizio, che sinceramente non ne avevamo bisogno, però perché lasciarglielo indietro? Per il completismo questo ed altro. Ok. No, mi sa che l'ho... Ah, cavolo. L'ho fermata troppo presto. Di nuovo. Ecco qua. Ecco fatto. Facilissimo. Oh. Ecco qua. Ah. Bella madonna. Parlavo semplice, ma in realtà guarda che ci vuole un attimo di velocità, anche tecnica. Aia. Anche tecnica qui a rispondere alle avversità che il gioco... Vabbè, qua non sono riuscito a saltare io. Che il gioco ti mette in mezzo. Sai qual è il grande problema? È che io mentalmente ho il doppio salto di un qualsiasi altro gioco, quando in questo è più... proprio a tempo giusto. Ecco qua. Era una cavolata. Ci abbiamo messo ovviamente più del dovuto, perché non riesco a stare a tempo bene con il gioco. Fatto. Notizia straordinaria. Un'audace intrusione in un palazzo della zona ha sconcertato le autorità. Il signor Perkins, che lavora nell'edificio, dice che la rapina è avvenuta intorno a mezzogiorno. Non ha fornito dettagli sull'accaduto, affermando che l'edificio, parole sue, non è, ripeto, non è una banca. Chi ha mai parlato di una banca? Duh.
Un oggetto che sembrava una specie di motore a razzo è stato trasportato per le vie del centro da quello che i testimoni hanno definito come un manipolo di idraulici in divisa. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della storia. Che brutto! Allora, salvataggio automatico 25%, nuovo consumo 8 su 8, uno già trovato, a posto. Problemi al motore.